Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fred e Torti Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, come il mio piccolo assistente, Jason. E oggi siamo qua come ogni lunedì a parlare di Funko Pop. I protagonisti di oggi sono Batman e The Flash, direttamente dal film The Flash, che dovrà uscire il prossimo mese. Visto che ultimamente stiamo affrontando questo argomento, abbiamo visto le McFarlane di questi personaggi, abbiamo deciso anche di affrontare il discorso Funko Pop. Quindi abbiamo Flash numero 1333, qui troviamo l'artwork di Flash, il nome, il simbolo del film, ovviamente la categoria movie. Sulla costina troviamo Flash nella sua posizione, che tra l'altro a me piace tantissimo in questa posizione, e dietro troviamo tutta la wave completa. Ovviamente la wave che abbiamo qui dietro non comprende le versioni speciali e non comprende neanche i veicoli, perché abbiamo anche il Batwing come Funko Pop e abbiamo anche un altro Flash in modalità corsa. Mentre invece Batman abbiamo il numero 1342, categoria sempre movie, abbiamo l'artwork qui sulla sinistra, il nome Batman, e sulla costina anche qui la sua immagine, e dietro abbiamo la wave che è praticamente uguale, identica all'altra. Ok, eccoci con il nostro pop fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza, siamo a 10 cm e mezzo per Batman e 10 cm per Flash. Allora, cominciamo con Batman. Questo è il nostro pop, bellissimo. Abbiamo qui lo stemma, quindi abbiamo la suite del film ben ricreata. La testa possiamo ovviamente girarla. La posizione di Batman è di attacco, quindi lo troviamo con i pugni tesi. E poi abbiamo il mantello. In testa non abbiamo difetti e la bocca non è disegnata. Poi passiamo a Flash, arriva con la basetta che andiamo a posizionare qui sotto al piede destro. Anche qui possiamo muovere la testa, bellissime le saette qui sul casco. Anche qui manca la bocca. Abbiamo la suite del film. Con tutte le venature dorate e anche stivali, bellissima come dicevo prima la posa, mi piace tantissimo la posa così. Ovviamente poi hanno fatto anche la versione speciale dove è in modalità corsa, ovviamente non poteva mancare. Ok, ecco, sono le nostre valutazioni finali, sono ovviamente positive. Mi sono piaciuti tantissimo, specialmente Flash in questa posizione, poi la basetta che rende il tutto ancora più sfizioso. E nella wave abbiamo notato che c'è anche Wonder Woman, ovviamente è uno spoiler perché nel trailer non c'è, però se l'hanno messa vuol dire che non è poi una cosa così rilevante, spero per loro. E sono anche curioso di poi andare a vedere il film e vedere che parte avrà fatto, se magari ha fatto una piccola parte come ha fatto in Shazam oppure avrà una parte un po' più importante. Jason, ti sono piaciuti? Sì, molto bello. Vorrei dire una cosa, Batman poteva fare quello special, sì? Senza maschera. Senza maschera, magari lo fanno, chi lo sa. O magari l'hanno fatto e non l'ho visto. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto per non perdere i video futuri. Lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto. E seguiteci anche sui nostri social. Noi vediamo un appuntamento come sempre al prossimo video e con i Funko Pop al prossimo lunedì. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao!